Mario. Bentornati sul canale di Axios00, bentornati al secondo episodio domenicale di Super Mario Maker. Oggi facciamo doppietta. Il primo livello che ci prestiamo a vedere, come abbiamo visto alla fine dello scorso, è di Segreto 13. Si chiama Super Mario Bros. World 1-1, ambientato in Super Mario Bros. Percentuale vittorie 1,47%, tentativi 68, riusciti 1, record di un americano, 5 minuti, 7 secondi, 970 millesimi. Si chiama Jacob, è cambiato il record. Mi pareva fosse un altro che aveva fatto il record, forse mi sbaglio io. Va bene, d'accordo. Comunque, allora, io devo capire adesso dove sta l'inghippo in questo livello. Perché, come avete potuto vedere, è praticamente il primo livello di Super Mario Bros. È l'1-1, però, alla fine, come si vedeva... Ok, tanto qui c'è un tubo, ci si entra dentro. C'è un inghippo verso la fine, perché... No, bellissimo, bello il livello, bella l'animazione messa così... Fantastica, ok, bravo, bravo, bravo. Riproduzione del primo livello di Super Mario Bros. Però mi è piaciuta veramente tanto quell'animazione messa lì in quel punto. Allora, qui c'è un checkpoint. Ora, dove sta la fregatura? La fregatura sta, come avevo ben visto l'altra volta, qui in fondo, perché non si può finire il livello, ma si deve entrare a quanto pare in questo tubo. E credo che ci sarà Wario. No, era meglio prima, mi piaceva di più prima la situazione. Vai ora! Ok, no, lunghi! Ah, non, troppo! Ah, no, non così! Po' troppe piante piragna che spuntano dai tubi. No, scherzo, ci stanno benissimo tutte quelle piante piragna. No, il potenziamento era di sotto, quello di Wario, esatto, era da questa parte. Quindi stavolta non premerò... Mamma mia, come ho rischiato. Volevo vedere... Ah, ecco, vedete, c'era qualcosa allora lassù in alto. E intanto abbiamo trovato... Abbiamo trovato una chiave, questa prima non era spuntata. No, spara. No! Non ho azione, volevo vedere. Non ci si entra. Ok. Vai via. Qui non c'è niente. Non è che qui mi ridai qualcosa. Via di qui subito istantaneamente. Perfetto. Mi ridà un potenziamento però, vedo da questa parte. Ottimo. Dove? Che? No, aspetta. Che? Come? Mamma mia, grandi! Salto perfetto! No! No! Avevo fatto una cosa fatta bene. Ti pareva che non sbagliassi dopo? E qui ora... Forse dovevo portare con me quella P? Mica ho capito che devo farci io. Esattamente. Io provo a saltare... Avrei voluto saltare lungo. Peccato che non è andata così. Tra l'altro manca una chiave. Dove la trovo? La seconda chiave? Perché la prima è qui sotto al... cannone, diciamo. Lo sparapallottoli. E ok... Ma la seconda, dov'è? Perché devo giocare così male? Scusate, tanto faccio presto, non taglio neanche perché faccio prestissimo a morire. E invece no, grande Ale. Non rifarò mai più questo salto, perché l'ho fatto una volta. E invece l'ho rifatto, grande. Ora, qui c'è la P, e ok. E questo l'abbiamo capito. La chiave era lì, perfetto. Ma la P mi sembra un po' inutile, la P, no? È solamente per togliere quelli la P, quindi. Quindi adesso ho la possibilità di saltare lunghissimo da qua su. Che non so quanto sia effettivamente. Ma ancora! Utile, forse. No, di sotto mi sa che non ce la facciamo, in effetti. Ci rivediamo lì al salto. Stavolta provo a saltare un po' prima. C'è mancato tanto, non c'è mancato tanto che ci rimanessimo. Bene così. Ora, qui che c'è? Qui... Era meglio se non lo facevo. Devo cercare di trovare il tempo per saltare via. Ok. Il punto è la chiave, l'ho trovata. A fortuna, ma l'ho trovata. Non ne riusciamo più vivi di qui su questo. Di questo sono quasi sicuro. Quasi, perché qui c'è lo spazio. Evito di premere qualsiasi cosa. Ah, mamma mia, me ne sono andato lì prima che quel cupistrice potesse attaccarmi. Dove sta la fregatura? Immaginavo che ci sarebbe stata una fregatura del genere. Ok, d'accordo, d'accordo. E ci stava bene, perché quella proprio era una bocco per i fessi come il sottoscritto a prendere la chiave, giustamente. Lo dovevo sospettare.
Stavolta non andrò di sotto a prendere la chiave, decisamente, ma bensì proseguirò nel nulla cosmico che mi porterà alla quasi morte da pianta sgranocchio gigante. Soddisfazione della vita, dov'è qui la chiave? No, no, non è qui? Come non è qui? Forse dovevo salire sul... Mamma mia. E chi ci arriva di là? Ce la faccio mica. Tra l'altro ci sono anche i cupistrici dietro. Mica ce la faccio. Io ci provo, ma... No! No! Come diamine ci arrivo io vivo? Dove va più che altro questa specie di ascensore? Non lo riesco a capire. Peccato che mi fa iniziare sempre da qui. È un po'... Questo... Il checkpoint è messo... Sarebbe messo bene, però ce ne voleva un altro qui sotto, sinceramente. Allora... Torna qua, guardate. Torna qui la linea con il... anzi, l'anella. E ritorna indietro. Quindi io forse dovrei semplicemente darti il via e poi uscire di lì. Tipo, facendo una cosa del genere. Ok. La seguo. Voglio vedere un po' che succede esattamente. Dovrebbe cadere da qualche parte. Tipo... Forse se la colpivo, la facevo diventare guscio, mi avrebbe preso la chiave. Ora, fatemi capire una cosa. Se io... Vabbè, se faccio questo, mi resetta tutto? Eventualmente. Spero di sì, perché sì, lo fa. Bene, ora devo semplicemente stare attento di non essere colpito da niente e nessuno. In tutto questo marasma clamoroso. Tipo, va bene, d'accordo. Può andare bene così. Sono rimasto bloccato, non mi faceva saltare via. Non riuscivo a saltarne via. Allora, arrivati qui. Vediamo un attimo se stavolta ce la faccio. Devo fare questo. Va bene, ok, ci può stare. Perché l'importante è aver dato il via a quel guscio. Va bene. In teoria dovrebbe prendere lui la chiave. E lo fa. Benissimo. Questa era veramente, veramente carina come cosa. Mi è piaciuta proprio tanto. Bene. Pensata molto bene, i miei complimenti, davvero. È stata fantastica. Checkpoint, nuovo checkpoint. Allora l'hai messo qui, ok, dai, ci può stare, ci può stare. Dipende tutto quanto è ancora lungo il livello, in effetti. Però ci può stare effettivamente un checkpoint in questa zona. Ora, se quello si togliesse, qui non ci si entra. Di là che esce, un'altra pianta piragna volante. Dopo, cerco di farle uscire perché almeno... Salto con un minimo più di tranquillità. Proprio minimo. Qui non credo ci sia da fare molto altro. Aha! Mi dava un potenziamento aggiuntivo. Quella piccola parte di mondo. Benissimo così. Se io faccio questo, lui mi rimane incastrato di là e io muoio. Forse no. Incredibilmente. Sì, potenziamento nuovo. Yes, per il nostro Wario. Sto ancora... No! No, Ale, calmo. No! Ah, non sono riuscito a montare su quel pallottolo. Anzi, su quella palla di cannone a tutti gli effetti. Stavo cercando di capire. Mi ha fregato perché cerca... Scusi, pallottolo, che fa lei? Mi segue? Scusate. La tosse. Stavo cercando di capire come fare a... passare da quel punto senza perdere il potenziamento. Che non mi sembra per niente fa... Facile, sinceramente. Vai, lunghi. Ok, siamo di nuovo qui. Ora, riproviamoci un attimo. Io prendo questo. Ma qui, che devo fare per non perdere il potenziamento lì sopra? Questo. Ah, molto interessante sta cosa. Qui si fa così, bene. Poi, lunghi. Nuovo potenziamento abbastanza inutile. Allora, qui alti, ottimo. E qui semplicemente si va verso... Senti tutti che mi è andata a bere di più. Vai Ale ora. No. Yes. Senti tutti. Ho sfiorato non so quante piante piranha al nanosecondo. Yes. Yes. Grazie. Tutto a caso, ma è troppo bello quando succede così. C'è una soddisfazione estrema quando si fanno i livelli in questo modo, veramente fantastica. Capisco perché hai messo lì il checkpoint, in effetti. Inizio a capirlo, è abbastanza più tragica la seconda parte. Quella dopo al secondo checkpoint, intendo.
Bello, mamma mia, Segreto 13, livellone, veramente bello, mi sono divertito un sacco, più che altro mi sono divertito moltissimo nella parte in cui hai messo quel guscio per prendere la chiave, veramente, veramente una cosa molto, molto carina, non ricordo se l'avevamo mai vista una cosa fatta in quel modo proprio, però grande, bella, bella idea, complimenti Segreto 13, la stella te la meriti tutta proprio tranquillamente. Allora, pensiamo un attimo. Il nome è... che non so se è quello che dirà Mario a breve quando cadrà nella lava o altro. Comunque, il titolo del livello è A Very Hard Castle, ambientato in Super Mario Bros. Non l'ha ancora finito nessuno. Tentativi 21 riusciti 0. Nel commento in cui... Antonio, mi sembra si chiami. Comunque, mi ha lasciato un commento su YouTube dicendomi il livello è difficile ma fattibile. Quando iniziate così, si significa che è una tragedia assurda, immane, e che ci avete messo almeno un paio di settimane per superarlo voi stessi. Comunque, vediamo un po', io in un'oretta dovrei fare quello. Bene, noi ci proviamo ora a vedere come morire meglio. Intanto saltiamo lunghi, perché è giusto così. Devo posizionarmi bene su quel calamaco, che se non erro ci si poteva saltare sopra, in effetti, ricordavo. Bene! Ah! Fatto strage, no? Ok, era bello però provare. Dovrei andare il più lungo possibile, immagino, non troppo. Ci provo. No, cos'è che mi ha colpito? Ah, c'è una spina lì in fondo ai mattoni. Mica l'avevo vista io la spina in fondo ai mattoni, dannazione. Non mi possono colpire qui, no. Cioè, ora sì, ma se sto fermo giù, no. Bene, bene, ci rivediamo lì ai mattoni, alla spina. Notissima spina. Ok, proviamo. Allora, andiamo un po' a risaltare leggermente. Prima, qui c'è roba. C'è roba inutile però, mi sono fermato qui stupidamente. Magari mi lancia un altro pallottolo. Ia! Ci ho provato a tornare indietro, non funziona. Ok, mi sa che devo far partire almeno due pallottoli. Due sono partiti e ho l'impressione che il primo intanto se ne sia già bellamente andato, quasi. Qui è un casino, c'è da giostrarla comunque, c'è da cercare di capire un attimo come sfruttare al meglio i pallottoli Bill lì in fondo, perché è l'unico modo per poi proseguire, non è che ce ne sono tanti altri. A meno che non debba buttare giù questo guscio, no, ma rimarrebbe incastrato lì, quindi totalmente inutile. Ok, e uno è passato di là, se non ci prende quel pesce... come faccio però? Il pesce smack, stavo per dire. Però al terzo come faccio? Non ne posso far arrivare tre. Quindi c'è un qualcosa che non ho capito. Ok. Poi salta sopra. Ora vediamo un attimo. Mi sa che dovevo saltare senza prendere il pallottolo anche qui, in questo punto. Perché vedete... No! Ce l'avevo fatta! Ok, il primo salto va fatto senza il pallottolo Bill, in modo da utilizzare il pallottolo per i due salti successivi. Va bene, d'accordo, così mi quadra, così mi torna. È difficile, però si può... Si può morire anche così, evidentemente. La tragedia, ci rivediamo là in fondo. Vai così, perfetto. Ci siamo arrivati fin qui. Ora, salti precisi, immagino. Bene. Devo arrivare a quella cupa volante e svolazzante. Ah, non avevo fatto il calcolo a quella lingua di fuoco. Peccato. Peccato che non ci sia neanche. Non ci siano checkpoint. Comunque, ora che ho capito come fare, ci si arriva più facilmente. Eli. Allora, non si vede la seconda lingua di fuoco. Però forse c'è da prendere il tempo con questa. Sì, funziona. Qui molto a caso, come si può vedere, lingua di fuoco di Bowser. Questa parte non mi piace purtroppo. Vediamo un po' se esce qualcosa dal tubo magari. No, eh. Ci provo. Ah. Peccato per le lingue di fuoco, per il fuoco di Bowser più che altro. Perché quelle non le puoi calcolare, quindi è molto casuale. Per il resto per ora era veramente fantastico come livello. Lo sto apprezzando moltissimo. Peccato solo per quella parte. Fatto a caso adesso, c'è un potenziamento lì sotto. Come faccio ad andare a prenderlo? Forse così? Sì, ce la dovremmo fare. Ok, se non mi cresce... Ah, l'aeroplanino di Super Mario Bros. Anzi, Super Mario Land, scusate. Ma che carino, ok.
È perfetto, con un potenziamento però è tutto decisamente, decisamente più fattibile. Non l'avevo scovato quello proprio. Quindi ottimo così. Allora, vediamo un po' di risolvere la situazione definitivamente a questo punto. Perché anche dopo, se avete notato, c'è un potenziamento. Questa l'ho presa, esatto, corta. Però, vedete, ci resta... Cioè, il nostro Mario resta comunque vivo. Abbiamo una possibilità di salvezza in qualche modo. Allora, ok. Non veniva giù il tuop. Qui. Devo calibrarmi su questa. Aspettare. Mamma mia. Ok, poi andare avanti. Ora lungo. Occhio al tuop. Saltiamo alti. Andiamocene via di qui. Qui devo ricalibrarmi un'altra volta. Perfetto. Con queste non dovrebbero colpirmi. Bowser è sotto. Quindi per ora siamo vivi e lì c'è l'ascia. Yes! Ma che bel livello! Ma che bel livello! Wow! Difficile così, però fattibile, come avevi detto tu nei commenti. Ma veramente un bel livello. Era una paura che non ne rigiocavo di questo tipo. Non ne riportavo sul canale da un bel po' adesso di questo genere qui di livelli. Mi mancavano perché ben fatto, veramente ben fatto, gran bel lavoro, non so come altro chiamarti, io ti chiamo Antonio, spero che sia il tuo nome, quello del tuo nick su YouTube, la stella te la lascio per forza perché è veramente fantastico, veramente, veramente bello, un gran bel livello. Vediamo un attimo se c'è tempo per fare un altro livelluccio oppure no, eh. Mi vedo male, quindi magari ce lo facciamo nel prossimo episodio, questo di Turi. È carino comunque finire gli episodi così, almeno vi do un'anteprima di quello che vi aspetta poi nell'episodio successivo, quindi magari ci può stare. Dicevo, per questo episodio ci salutiamo qui, io vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alle prossime disgrazie. Ciao!